Cosa fai nella vita? Faccio musica da aperitivo. Eh? Abbiamo discusso su cosa sia più o meno house, eccetera, ma se c'è una delle definizioni che mi manda veramente in bestia è musica da aperitivo. Perché non ha senso? Soprattutto al di là del fatto che ci possa essere la musica che accompagna un aperitivo, e su questo siamo d'accordo, è il tipo di musica che si definisce in questa espressione, che in realtà è talmente generico da non avere una vera e propria linea comune. Ovvero si va dalla chill out alla techno fra un po'. Tutto perché magari o è un volume leggermente basso o è una fase in cui non c'è una vera e propria serata, non c'è una vera e propria pista, ma è semmai un sottofondo. Però l'espressione musica da aperitivo è talmente usata quanto da evitare. Ora, se si parla di musica lounge, quello sì che è un genere o un insieme di generi. Lounge in realtà vuol dire salotto, locale tra virgolette, e individuare dei tipi determinati di locali dove sono magari un punto di ritrovo, un pre-serata, dei locali anche magari abbastanza raffinati dove non c'è una vera e propria pista, non ci sono le luci sparate e l'impianto enorme, ma è appunto predisposto per una bevuta o per una chiacchiera in compagnia. E la musica lounge è di vari tipi, si va dalla musica acustica al new jazz, alla chill house, alla new disco anche. Insomma, un ventaglio di generi molto ampio. Soprattutto quello che mi disturba della definizione musica d'aperitivo è che dipende soprattutto da cosa c'è dopo. Perché se si tratta di un aperitivo prima di una serata techno, allora la musica sarà, che ne so, deep, o comunque un house tranquilla. Se invece la serata è hip hop, allora l'aperitivo può essere R&B, soul, new soul, eccetera. Sono musiche che non hanno niente a che vedere l'una con l'altra, se non il fatto di essere un pre-serata o un sottofondo iniziale. Così come nella lounge ci sono talmente tante sfumature che non è così chiaro che cosa rappresenta, ma già lì siamo nell'accettabile, perché appunto lounge è un genere o un insieme di generi. Ci sono delle compilation lounge, appunto, e magari curiosamente dentro il lounge ci vanno a finire anche delle musiche originali, non devono essere per forza remix. Ci sono dei brani pop che poi possono finire anche all'interno di una selezione o di un contesto lounge, come appunto quello succede in un aperitivo. E allora, evitiamo per piacere di parlare di musica da aperitivo. Anche perché poi se magari vai su un concetto più gioioso, l'aperitivo sarà comunque allegro. E non ha niente a che vedere con la chill out, che magari è più da centro estetico o da meditazione. Soprattutto l'aperitivo è un momento molto importante all'interno di varie serate ed è proprio la varietà della selezione che stabilisce la qualità dell'aperitivo e anche la qualità del DJ che si confronta in queste situazioni. Ora, io capisco che non possiamo stare a sindacare su tutto quello che si dice in giro e su tutto quello che dicono le persone. Però almeno tra di noi evitiamo di dire sciocchezze. Cerchiamo di parlare correttamente e di raccontare la musica per quello che è. Non esiste la musica d'aperitivo, togliamoci dalla testa. Cerchiamo di parlare di quello che effettivamente si fa durante i vari tipi di aperitivo o di preserata nei quali ci confrontiamo. Continua pure a seguire i video di Essere DJ Oggi, commenta pure qua sotto, seguici sia su YouTube che su Facebook e alla prossima.